tradizione con qualche nota di innovazione. Nella serata del primo sabato di dicembre a Venafro risuonano le melodie del concerto di Natale. La location, anche quest'anno, monumentale, la Chiesa dell'Annunziata. A proposito invece delle novità, la principale, i brani eseguiti per la prima volta al pianoforte in alternanza con l'organo meccanico che dal 600 suona dalla cantoria in alto sopra la navata centrale. Nella doppia veste di organizzatore ed organista, Marciano Oliva. Cerchiamo di dare una novità ogni anno, rinnovare un po' tanto il programma quanto l'aspetto, diciamo, anche l'immagine del concerto, cercando di dare sempre un senso nuovo a questa iniziativa che ormai è diventata consueta dagli ultimi 2 anni in questa stupenda chiesa della Santissima Annunziata di Venafro. Il programma di quest'anno prevede, a differenza degli anni precedenti, un'alternanza di brani eseguiti all'organo a canne, questo stupendo organo meccanico, con brani eseguiti al pianoforte con archi e fiati che supporteranno le nostre splendide voci del tenore Giampiero Frattaruolo, il soprano Angela Cicerone, c'è la vocalista Barbara Federici, anche una new entry di questo concerto 2022. Quest'anno abbiamo inserito delle nuove leve, se così si può dire, cioè sono dei ragazzi veramente promettenti, bravi studenti del conservatorio. E anche dal soprano Angela Cicerone, un habitué dell'evento, sottolineato l'inserimento di nuove leve in quella che lei chiama la famiglia dei musicisti. Ormai questo concerto è diventato un appuntamento tradizionale del Natale di Venafro, in questa chiesa splendida. E quest'anno diciamo che ci sono diverse novità perché il gruppo si è ingrandito, la famiglia dei musicisti diciamo è diventata più grande, ci sono diversi strumenti ad arco e a fiato. Noi rappresentiamo insieme alla mia collega, rappresentiamo un po' la leva giovanile della musica classica sul territorio, quindi partecipare è sempre una bellissima esperienza, nonché un vero sentimento, proviamo un vero sentimento di quasi appartenenza a questa terra e rappresentiamo proprio la musica di questa terra. L'emozione è tanta, tantissima, sempre, come diceva anche prima la mia collega, la mia amica, è sempre come se fosse la prima volta. Poi soprattutto in questi scenari, come questa chiesa che ha un patrimonio artistico molto, molto alto. Io sono il sax contralto in questa orchestra che ci sono entrato da poco e frequento il conservatorio e sto al terzo anno del conservatorio di Campobasso Lorenzo Perusi. E, a dire la verità, è molto bello suonare in questa orchestra perché scopri nuove emozioni e è molto bello suonarci. A vario titolo, a sostegno dell'iniziativa, la Fondazione Pia Unione Santissima Annunziata, l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio. E come non condividere l'auspicio del tenore Giampiero Frattaruolo, in piena sintonia con lo spirito natalizio, nonostante e soprattutto in questi, per usare un eufemismo, tempi difficili. I canti natalizi coinvolgono anche, insomma, la realtà sociale. In questo periodo che stiamo vivendo, tra l'altro, pieno di tanti problemi, soprattutto con una pace che manca sempre di più, ecco, quest'anno questo concerto assume questo ulteriore significato: avvicinarsi al bambino Gesù e chiedere a lui il dono della pace per lui e per tutto il mondo. Una menzione anche per il pubblico, sui cui volti in certi frangenti ci è parso scorgere l'incanto per quelle melodie, gioioso segno del Natale che si avvicina.